Il Grande Passo, questo film, parla della storia di due fratelli, uno è Giuseppe Battistone, praticamente è un matto di paese che abita in Polesine, vicino sui bordi, sull'argine del Po, e ha passato la vita costruendo un razzo per andare sulla Luna. Suo fratello è Stefano Fresi, che invece da Roma, non l'ha mai conosciuto, ma il film inizia con un incidente che costringe Fresi a salire da Roma verso il nord per prendersi cura del fratello. In realtà l'origine è un po' strana, io ho vissuto l'11 settembre da ragazzo ed è un ricordo che ho molto forte di un'umanità stretta tutta intorno a un evento tragico, alla televisione guardando un evento tragico. E mi interessava tantissimo il fatto che l'unica altra volta che nella storia è successo è stato durante lo sbarco sulla Luna nel 69. E in quel caso era un evento straordinario, un'avventura. Quindi volevo un po' riprendere le emozioni di quel periodo e portarle ai giorni nostri. Beh, questo film è un omaggio a due cinema che adoro molto. Uno è quello di Carlo Mazzacurati, che è un regista veneto come me, a cui insomma dobbiamo tutti noi tantissimo. E l'altro sono un po' i film di Spielberg che vedevo da bambino. Quindi unisco questi due mondi molto diversi. E in particolare ho rifatto un'inquadratura della Giusta Distanza, che è un film di Mazzacurati proprio come omaggio. Un saluto agli amici del Torino Film Festival, è un piacere e un onore essere in concorso qui.